la situazione di questi giorni a Vussago sembra non migliorare, in quanto sia i numeri di contagiati non diminuiscono se non di pochissimo, e così come il numero dei decessi purtroppo. Questo è il dato ad oggi, i numeri che vengono dati quotidianamente dalle conferenze stampa sono, a mio avviso, e l'ho sempre detto, numeri falsati, che non vuol dire che non siano veri, ma quantomeno sono numeri che non tengono conto di tutti i decessi che avvengono presso i domicili, presso le case degli anziani, così come di molti casi di positività che non vengono, naturalmente non emergono, in quanto non vengono effettuati i tamponi. Da qualche giorno, per fortuna, siamo riusciti ad iniziare i tamponi all'interno dell'RSA, che è proprio qua in questo luogo, sia al personale che ai pazienti. Lo sforzo che chiediamo in più è quello di riuscire a fare questi tamponi anche agli anziani, soprattutto, che sono costretti al domicilio da tempo e che sono assistiti attraverso i SAD o gli ADI. Il personale che segue questi pazienti al domicilio spesso, anzi mai, non viene mai fatto il tampone a loro, così non come non viene fatto ai pazienti. Molti di questi noi purtroppo sappiamo che sono deceduti in queste ultime settimane, ed è questo il motivo per cui lo chiediamo anche perché gli infermieri, i medici che assistono queste persone conducono una vita assolutamente normale, potrebbero essere davvero gli untori nei confronti di queste persone anziane, che sono appartenenti alla categoria più fragile sicuramente della popolazione. L'ultimo appello che vorrei fare è quello che manca, a mio avviso, è un monitoraggio post dimissioni dall'ospedale. I pazienti che vengono dimessi fortunatamente dall'ospedale perché stanno meglio dovrebbero essere messi in isolamento obbligatorio. Questo non vuol dire andare a casa e stare assieme ai propri cari, ma proprio ci vorrebbe una stanza a loro dedicata con un bagno. Qualcuno questa possibilità non ce l'ha, e non c'è un'equipe, non c'è un protocollo che vada a controllare questo, e questo è molto pericoloso, perché capite bene che un positivo in casa, magari con i propri cari, in alcuni casi anziani, perché questo è capitato qua a Vussago, corrono un rischio davvero molto molto elevato. Quindi chiediamo che venga istituito anche un protocollo chiaro con un monitoraggio per questa fase. È vero che esiste un decalogo per chi viene dimesso, ma ahimè non sempre viene rispettato, e non abbiamo purtroppo strutture per tutti dove poter accogliere questi pazienti dopo le dimissioni da un ospedale.